che io avevo avuto a che fare con questa persona già a novembre, e anche lì è dovuto intervenire mio marito per mandarlo via, e è persino stato etichettato mio marito che così non doveva parlare a questa persona, il che non è stato proprio il massimo. E qualche giorno dopo c'è stato un altro episodio, sempre con la stessa persona, contro un'altra donna qua vicino, che gli ha spaccato la bicicletta, e era anche finito già sul giornale, e adesso ancora questa. Io ho detto, questa volta sono stufa, ho detto, non sapendo come reagisce questa persona, ho detto, hanno chiamato i clienti e sono intervenuti loro anche a darmi una mano, perché io più di tenerlo fuori dal negozio non potevo fare. E l'ho dovuto anche buttare fuori, e devo dire che sono intervenute veramente tante persone, ma anche di etnie diverse. Non sono stati solo gli italiani a darmi una mano, sono stati i tedeschi, sono state anche persone di colore, ed è stato bello, è stato un momento che ho detto, bene, ok, c'è ancora qualcosa in questa Bolzano per darsi una mano. Com'è adesso il sentore? Tornare anche a lavorare qua, c'è ancora un po' di paura? Beh, io devo dire che ho sempre cercato di non avere mai paura, perché io sono cresciuta qui, dato che i miei genitori l'hanno preso che io non ero ancora nata, quindi sono nata e cresciuta qui. E le mie cose qui devono essere protette, e secondo me ci tengo e non devo avere paura, e quindi non voglio aver paura.